Pensa che possiamo andare sulla barca. Il cinema ha da sempre parlato molto dell'amore, come la musica del resto, come la letteratura o anche la pittura, la scultura. Nel 1966 esce nelle sale Un uomo e una donna del regista francese Claude Lelouch, film che ha affascinato generazioni e che a mio avviso esprime in modo perfetto il connubio tra la narrazione di un incontro e il garbo e la raffinatezza e l'eleganza di certi percorsi della vita. Il tutto in quella che viene considerata una delle più belle storie d'amore mai raccontate. La pellicola racchiude le due grandi passioni del regista, il cinema e le corse automobilistiche. Eccoci dunque approdare alla storia di Anna, segretaria di edizione per il cinema, e Jean-Louis, pilota di successo. I due si recano tutti i fine settimana a Deauville a trovare i rispettivi figli, tuttavia non si conoscono, forse non si sono nemmeno mai visti. Una sera, alla fine della loro visita ai bambini, la direttrice dell'istituto chiede a Jean-Louis se può dare un passaggio in auto ad Anna, che ha perso l'ultimo treno per Parigi. Durante il viaggio le affinità tra l'uomo e la donna sono subito evidenti. Si raccontano le proprie vite senza pudore, con la naturalezza di due sconosciuti che forse non aspettavano altro che il momento di incontrarsi e di parlarsi. Lelouch narra le loro vite attraverso lunghi flashback e così veniamo a sapere che Anna ha di recente perso il marito in un incidente su un set cinematografico dove l'uomo lavorava come stuntman. E anche Jean-Louis è rimasto vedovo a seguito del suicidio di sua moglie. Arrivati a Parigi, sebbene Jean-Louis le chieda il numero di telefono, si salutano senza clamore, come se l'incontro debba finire lì. La settimana seguente l'uomo le telefona e così vanno insieme a Deauville. La giornata con i bambini vola via dolce come un soffio di vento ed entrambi sembrano riappropriarsi di una serenità per troppo tempo messa da parte. Quando rientrano a Parigi, Jean-Louis le dice che il prossimo weekend non tornerà a trovare il figlio. Deve partire per il Principato di Monaco, dove parteciperà al Rally di Monte Carlo. Le immagini che seguo sono tutte dedicate alla gara monegasca, con sequenze spesso entusiasmanti, dove la passione del regista per i motori si esprime in modo più che eloquente. Si vedono vetture che hanno fatto la storia dell'automobile. Porsche, Ford, Ferrari, la mitica Mini Cooper S. Insomma, un compendio di immagini che sembrano messe lì espressamente per gli amanti delle corse. Durante la serata di gala che conclude la settimana del mitico rally, Jean-Louis riceve un telegramma di Anna. Bravo, ti amo. La macchina da presa alterna le immagini della donna che al telefono detta il telegramma con tutte le esitazioni e il pudore e il timore di perdersi in una dichiarazione forse troppo ardita. E il viso di Jean-Louis che incredulo legge il telegramma e lascia il galà per salire sulla sua Ford Mustang e raggiungere la donna che ama. Viaggia per tutta la notte, pensando al coraggio che ha avuto Anna a dichiararsi, a come sarà il momento del loro incontro. E pensa che quando arriverà a Parigi sarà l'alba e lei senz'altro sarà dormendo, a come farà ad avvertirla di essere lì, se la portiera del palazzo sarà sveglia e potrà aprirgli il portone. Quando finalmente giunge in città, Anna non c'è. È partita per Deauville. Pochi istanti ed eccolo di nuovo sulla Mustang. Durante il viaggio verso l'elegante cittadina della costa del nord della Francia, in sottofondo affiora per la prima volta il motivo musicale composto da Francis Lay e che all'epoca raggiunse i vertici delle classifiche di vendite di tutto il mondo. L'arrivo al mare e l'abbraccio tra Jean-Louis e Anna su una spiaggia piatta e grigia con le onde che si adagiano dolci sulla battigia facendo da sfondo ai bambini che giocano e a un anziano signore che in controluce passeggia con il suo cane sono una delle immagini più iconiche del cinema francese e non solo. Prima di tornare a Parigi si rifugiano in albergo.
si stringono, stanno insieme, tutto sembra perfetto, quando improvvisamente scende il silenzio. Il flashback ci mostra la mente di Anna che non riesce a liberarsi del ricordo del marito. Il dolore e forse anche il senso di colpa, che sembra tradire un sentimento che lei credeva inscalfibile, le impediscono di essere felice. Gianluì la accompagna alla stazione e si allontana. Tutto sembra concludersi così, ma Jean-Louis è un pilota. Quindi eccolo che ancora salta sulla sua Mustang che corre verso la stazione successiva dove Anna deve scendere per cambiare treno. La scena finale vede i due amanti che si abbracciano mentre il tema musicale entra con forza e riempie lo schermo. Tutto finisce bene, dunque. Non lo sappiamo. Lelouch ci lascia con questa immagine di speranza, ma non ci dice nulla. Tuttavia non credo che ci sia un solo spettatore che uscendo dalla sala non abbia immaginato il seguito con una vita felice per Anna e Jean-Louis. Il film ebbe un enorme successo di pubblico e una buona recensione della critica e si aggiudicò diversi premi. Nel 1966 Lelouch vinse la Palma d'Oro a Cannes e il Nastro d'Argento come miglior film straniero. L'anno dopo il film si aggiudicò l'Oscar come miglior film straniero e Lelouch ottenne lo stesso riconoscimento per la sceneggiatura. Seguirono il Golden Globe sempre come miglior film straniero e ancora il Golden Globe ad Anouk Aimée come miglior attrice. Per concludere, al di là di tutti questi premi, credo che il grande regista francese abbia soprattutto il merito di averci saputo raccontare una storia d'amore senza scendere nel melenso, inserendo l'eleganza e lo charme come ingredienti fondamentali in una pellicola che, a giusto merito, resta un punto fermo nella storia del cinema e nella mente di tutti coloro che apprezzano i buoni sentimenti e considerano l'amore la più importante vibrazione dell'anima.